Di nuovo insieme abbiamo appena finito di parlare di fondi e finanziamenti da parte dell'Unione Europea per dare una spinta alla ricerca. In realtà, non so se lo sapete, ma ci sono anche dei fondi che arrivano dal basso, si chiamano crowdfunding, e questo è il servizio di approfondimento per scoprire insieme di che cosa si tratta. Quante volte ci frulla per la testa un'idea e non sappiamo come realizzarla? Costi eccessivi ci spaventano e l'entusiasmo iniziale si trasforma nell'ennesimo sogno chiuso in un cassetto. Per cambiare le cose, però, esiste uno strumento utile e rivoluzionario, il crowdfunding. Il suo significato letterale è finanziamento dal basso e permette a chiunque, tramite il web, di avere l'opportunità di ricercare fondi per realizzare il progetto che ha in mente. Al mondo esistono più di 500 piattaforme online divise in tre grandi categorie. Reward Pay, se si tratta di una donazione in cambio di ricompensa, è la forma di sharing economy meno diffusa ma una delle più funzionali. Social Lending, chiamata anche peer-to-peer, consiste in una forma di microprestito tra privati con quote di interesse vantaggiose. Equity-based crowdfunding è una tipologia di scambio che prevede la partecipazione azionaria in cambio di un contributo economico al progetto. Un fenomeno che sta spopolando tra i giovani creativi di tutto il mondo. Una valutazione di Richard Schwartz per la Banca Mondiale stima il suo potenziale annuo a 300 miliardi di dollari entro il 2015. In Italia, i dati mostrano che a fine settembre 2013 la raccolta totale di finanziamenti dal basso ammontava a 23 milioni di euro, con una crescita del 48% rispetto a due anni prima. Un sistema efficace che premia i talenti e fa dimenticare per un attimo le difficoltà burocratiche per ottenere dei finanziamenti. La filosofia del crowdfunding, in fondo, si basa su poche semplici regole. Ho un'idea che ritengo valida, la condivido su internet e con un piccolo contributo degli utenti la realizzo. Primo esempio di crowdfunding nella storia che vi farà capire il potenziale del sistema è la Statua della Libertà. Nato come dono dai cugini francesi agli americani, il progetto tra i due paesi nacque con un accordo. Agli europei la realizzazione e la spedizione, agli americani il compito di creare un luogo e un supporto adatto alla statua. Ma nel 1885, nel nuovo continente, i fondi scarseggiavano. E allora ecco l'idea brillante dell'editore Joseph Pulitzer: chiedere al popolo newyorkese di fare una donazione. All'appello risposero in più di 120.000, donando meno di un dollaro e permettendo così di portare a termine il progetto. Premi Pulitzer a parte, la raccolta fondi mediatica oggi può essere utilizzata per realizzare qualsiasi programma di qualsiasi natura. È il caso di Trevor, giovane studente americano sbarcato in Italia qualche anno fa. Lui, il crowdfunding, ha deciso di utilizzarlo per finanziarsi gli studi. Raccontaci la tua storia. Allora, ho deciso di fare un master alla Bocconi, per cui mi servono i soldi. Costa tanto la Bocconi, quindi ho cercato un po' tramite amici e parenti, tramite un sito crowdfunding per raccogliere tutti i soldi. Appena ho ricevuto la lettera ho deciso di iscrivermi subito perché mi servivano subito i soldi, cioè tra un mesetto dovevo fare la prima rata, per cui mi sono un po' corso al computer appena ho saputo la notizia e ho lanciato questo progetto, mettiamolo così, su Facebook, un po' su Twitter e un po' tramite email. In questo momento come sta andando? In questo momento non ho raccolto tutti i soldi che volevo, però comunque qualcosa sì. Quindi lanciamo un appello ai telespettatori. Se vogliono aiutarti, cosa devono fare? Allora, devono andare su gofundme.com e cercare il mio nome, che è Trevor Grogan, e tramite così, tramite PayPal, si può donare i soldi. C'è un limite per le donazioni? Non c'è nessun limite. Ok, in bocca al lupo allora. Grazie. Questo è un semplice esempio, ci sono tantissimi progetti che si possono finanziare dal basso e alcuni hanno davvero raggiunto il target con ottimi risultati, progetti anche sostenibili. Innanzitutto ringrazio Riccardo Savie Guzmano, anzi ci colleghiamo con lui per la rubrica sulle app. Chissà cosa ha trovato, colleghiamoci.
Ciao Serena e bentrovati ai nostri telespettatori. A proposito di crowdfunding, vorrei parlarti di un sito italiano che ho trovato in rete, è molto carino, si chiama eppela.com. Vediamo subito come funziona. Colleghiamoci al nostro PC. Ecco, come vedete già dall'home page ci sono tutta una serie di progetti in cerca di finanziamento dal basso. Possiamo proporre qualunque tipo di idea, di progetto, quindi che sia una startup innovativa dal punto di vista tecnologico, che sia una rappresentazione teatrale, possiamo tranquillamente proporla e cercare di farcela finanziare da parte degli utenti. Come funziona? Basterà iscriversi nella sezione crea un progetto. Ecco, c'è pure una sezione dedicata alla spiegazione di Eppela in sei step, che può essere molto utile per la registrazione. Dicevamo, ci si può registrare anche tramite Facebook. Basterà inserire una breve descrizione del proprio progetto, stabilire un budget e un termine di scadenza massimo. Ci sono progetti che sono stati finanziati anche dal punto di vista ecologico, ad esempio questa lampada, ecco, come vedete, che è realizzata in cartone semplicemente, aveva un traguardo di 5.000 euro e ne ha raggiunti addirittura 6.403. Quindi largo la fantasia, all'immaginazione, basta avere un'idea, iscriversi in questo sito e cercare dei finanziamenti dal basso. Ci sarà tutta un'attività di promozione anche da parte del sito. Bene, al termine del tempo massimo, se il nostro budget è stato raggiunto, Eppela tratterà il 5% della somma totale. Nel caso in cui invece il budget non fosse stato raggiunto, automaticamente gli utenti che hanno versato il loro contributo verranno rimborsati. È un sistema semplice, innovativo, provare non costa nulla, quindi se avete delle idee buttatevi. Ricordiamo il sito www.eppela.com. Per l'app Focus di oggi è tutto, io Serena ti ripasso la linea, ringrazio i telespettatori e che la scienza sia con voi. Grazie Riccardo, adesso andiamo sulla nostra pagina di Facebook. La pagina la trovate con il search digitando Prometeo Class Meteo e ci sono tutte le notizie che trattiamo in trasmissione. Vedete anche qua la Statua della Libertà, la foto che avete appena visto dal servizio. La Statua della Libertà fu infatti il primo esempio di crowdfunding della storia e tra l'altro ci avete scritto anche delle curiosità che riguardano il basamento. Sembra che il granito del piedistallo provenga dalla cava dell'Isola della Maddalena e per questo ringraziamo Cristina Finucci che ci ha scritto. Invece volevo segnalarvi quest'altra iniziativa che arriva dall'Associazione Cielo Buio. Loro si occupano di inquinamento luminoso e stanno cercando di difendere i nostri cieli in maniera tale che le stelle si possano vedere. E questa è un'iniziativa proprio in crowdfunding. Loro stanno cercando almeno 10.000 euro per portare avanti il loro progetto. Hanno raggiunto un 20%. Si tratta semplicemente di un progetto in grado di pilotare la luce verso il basso e non verso l'alto. In questo modo potremo rivedere le stelle. Stelle che tra l'altro appassionano tantissimo i nostri meteo Warriors. Vi ricordo che le foto ce le potete spedire qui su Prometeo anche tramite Instagram, per esempio questa l'abbiamo condivisa tramite Instagram, ringraziamoci l'84 per questo cielo pieno di colori e poi andiamo in alto, insomma questa è la nostra pagina e ci ritrovate. Adesso andiamo invece un attimo nella pagina di Class Meteo, quella dedicata soprattutto alle previsioni del tempo. Abbiamo parlato dell'uragano questa mattina, nell'altro intervento dell'uragano Edward, guardate che ci sono gli aggiornamenti. Adesso è di categoria 3 con venti fino a 185 km orari, un 12% di probabilità che raggiunga le isole Azzorre. Quindi qui trovate sempre le notizie tutte aggiornate. Adesso torniamo invece a parlare di meteorologia in Italia, le previsioni del tempo per i prossimi giorni con il nostro meteorologo Matteo Zanetti. Eh sì, è pronto il menù per la giornata di domani con delle piogge che ancora potrebbero interessare soprattutto le Alpi centro-occidentali. Questa è la nostra grafica che propone ancora tanta nuvolosità, quindi al nord-ovest, più sole invece al nord-est e soprattutto sulle coste del centro-sud il sole sarà protagonista con qualche rovescio atteso sui monti della Calabria. Per quanto riguarda il vento avremo ventilazione piuttosto sostenuta sul canale di Sardegna, Mar di Sardegna, Mar di Corsica e Ligure di Ponente. Ma andiamo a vedere le temperature che saranno in leggero aumento, sia per quanto riguarda i valori minimi in Pianura Padana tra i 16 e i 18 gradi, ma punte invece fino a 22-24 gradi per quanto riguarda le coste della Sicilia e della Sardegna. Valori massimi ancora pienamente estivi al sud, guardate per esempio sulla Sardegna occidentale fino a 28-32 gradi. Ma adesso andiamo a vedere una mappa per giovedì, una mappa che funge anche da tendenza per la giornata di venerdì, con l'alta pressione che sarà ancora protagonista sul Mediterraneo centrale, sulla nostra penisola, ma che lascerà scoperte alcune zone, soprattutto del nord-ovest, dove correnti umide, vedete, raggiungeranno proprio dalla penisola iberica, dall'Atlantico verso le Alpi, quindi avremo ancora della nuvolosità su quelle zone, ancora delle piogge locali sulle Alpi, mentre al centro-sud l'alta pressione garantirà tempo bello.
Come sempre ringrazio i nostri Meteo Warriors, vi ricordo che le foto più belle verranno trasmesse in TV tutti i giorni. Le previsioni del tempo sempre aggiornate sul nostro sito internet classmeteo.it. Se avete dubbi o domande c'è il nostro indirizzo email a vostra disposizione, meteo@class.it. Il materiale di Prometeo sul nostro canale YouTube, si chiama Class Meteo e è facilmente reperibile. Io vi aspetto domani, parleremo di un tema davvero importante, il tema dell'Ebola, la diffusione del virus, insieme al Ministero della Salute e al Direttore della Prevenzione. Quindi vi do appuntamento a domani alle 17 insieme. Intanto una buona serata e un buon proseguimento con la programmazione di Class TV. Grazie ancora, domani.